Eccoci qui. Siamo qua. No, non voglio chiudere un cazzo. Siamo qua anche oggi. Ok, con musica ci siamo. Allora. Non mi ricordo, cioè, sì, no, mi ricordo che ho fatto molto, abbastanza ieri, però ero anche molto stanco, visto che praticamente ho fatto l'aperitivo di Natale e... Dove figa l'audio? Visto che ho fatto l'aperitivo di Natale e ero ubriaco e sono venuto qua e sono andato in live, ho fatto una live di 200 milioni di ore, ho fatto 4 ore di live ieri. E non sapevo un ca... alla fine della fiera ho detto, oh raga, andate a letto. Che figa, non ce la facevo proprio più. Allora. Pre-live, pre-live, serata... dai. Live pre-serata, ok, ci siamo. Visto che la vigilia bisogna andare a bere e disfarsi al bar stasera. E niente, andiamo avanti. Non bevo perché vorrei, mi ero tirato fuori il gin, ma ho detto minchia. Se bevo adesso mi tocca bere fino alle 6 di mattina, comincia a essere un problema. Allora, abbiamo diciamo una mezza squadra già un po' al completo. Allora, ah sì, i tre draghini fortissimi c'erano. Mi è sembrato di vedere tipo Blastoise, ma non era Blastoise. Per adesso che non sto capendo chi sto vedendo, eh. Il lavoro su Navaglia, con tutti questi MT di merda. Lui lì l'abbiamo già sconfitto, no. Vai con Jolteon. Ma porca puttana, ma che telecamera è? Oh shit! C'è ancora i posti. Ah, chissà quanto gli farà doppio calcio. Vabbè che c'è un attacco di merda. Allora, vediamo cosa gli fa doppio calcio. Minchia. Non male. Dunque, là sicuramente c'è il Pokémon dominante. Lì c'è un qualcuno di forte. No, io volevo girare per vedere se c'era un centro Pokémon,
una cosa da fare, un attimo un pit stop veloce. Bosco Torrado. Scusa, ah, non ho visto lui. Ascolta, ma non è per un cazzo. La Madonna l'ha disfatto. Esatto. Forbice X. Qua sicuramente. Sono andato via, lo volevo prendere, sai. Cazzo, peccato. Cos'è quell'affare? Ah, figa, ci... Guarda, Fortress. Ricordo bene il nome, c'è. Bello che sono... Sono dei tentacool. Minchia, i livelli comunque, eh. Lanciafiamme. Sono dei tentacool da passeggio. Pieghe, no, pieghe, infatti è strano. Ma infatti che era erba, che era terra, l'avevo un po' immaginato, perché mi hanno distrutto Jolteon prima quelli lì, infatti ho detto che secondo me qua ci sono coleotteri e gente che usa la terra, cioè di tipo terra. Allora, lui ci evolve, secondo me. Vediamolo, vediamolo immediatamente. Toad School. Toad School. Fungo velenoso, mi è venuto fuori. Si evolve a livello 30. Dai, proviamolo. Dopo. Oh, voglio un po' esplorare un po'. E poi sono sempre gente catturata, comunque, gente che comunque serve a volano. Scusa, fammi capire, uno è grosso e uno è piccolo. Cambierà niente da che se uno è grosso e uno è piccolo, sarà la grandezza e basta. Sembra infischiarsene molto. C'era qualsiasi altro Pokémon che volevo prendere di interessante, mi seguiva immediatamente. Secondo me lanciafiamme lo distruggo. So che cosa ho. Dai, catturiamolo proprio per fare il numero, eh. Yes. Mi cattura proprio per numero, perché voglio provare magari a completarlo il posto. Pineco, la prima. Coleottero acciaio. Cioè, praticamente lo... Sì, schifo. Una difesa incredibile. E almeno lui l'abbiamo giunto
Dunque, un posto che volevo andare, che mi interessava guardare, era giù di qua, perché di qua c'è il mare, non spawnate così all'improvviso. Non voglio vedere degli shite perché ieri sera mi hanno fatto venire un nervoso assurdo. Sì, comunque se mettono a posto un po' il framerate, diventa anche godibile. No, no, tranquilli. Lui mi scappa a spaccare di coglioni. Vabbè, dai. Proviamo a vedere questo qua, tanto non ce l'abbiamo, la catturiamo. L'occhio è psico. Sì, ma lei secondo me è psico. Scusami, il livello. Scusami, il livello. 65. Meno male che fallisce. Minchia, sintesi però non mi piace che la fai. Gli facciamo diminuire un po' di difesa, no, eh? Solo quando gli mancano 10 PS che è talmente inutile. Quanto ti conosco gioco, sei sempre uguale comunque. Livello alto, ma è andata giù easy. Riduttore te lo metti nel culo. Drago Pulsar. L'attacco speciale fa cagare. Ma bisogna vedere quando. Ma secondo me lui Axorus. Se ricordo bene che è il nome Axorus. Ma è fisico. Ma la maggior parte dei draghi sono fisici. Ma lei è un'evoluzione finale. Minchia, attacco 162. Porca puttana, ma che difese della Madonna c'ha sto Pokémon? Ma è forte, eh! Adesso vabbè, al 65, grazie al cazzo. Cioè, i miei Skeledirge, Tauros, così, c'hanno questo attacco qua. Che sia normale, sia speciale. E sono 10 livelli in meno. Però non male anche a livello difensivo. Sotto il termosifone mi sta asciugando gli occhi. Qua c'è una parte. Sì, devo fare il Pokémon dominante, ma no, ma vabbè, ma che. Non so se lo farò stasera anche perché. Fermo un attimo, tu sei l'evoluzione. Che non so, solamente è successo qualcosa. Mi stava guardando, non. Sì, in qualche modo forse. Bramblegast. Adesso è evoluzione. Se ti catturo non posso anche evitare di farlo evolvere. Tanto non ho. Va bene, niente, peccato. Anche lui è uno di quelli che bisogna portare in giro con l'evoluzione. Scovillan. Gira e rigira, guarda un po', che lo sto usando, mi piace come.
Mi piace come Pokémon comunque. Non è male. Ah, ma porca puttana, mi sciotti. E lui volevo portarlo avanti per farlo evolvere, tu sei uno spettro. Vai, Shalgol. Sì, sono ancora un po' rintontito da ieri, figa, sono un po' senza forze. Considerando che devo portarlo solo anche stasera. Porco Dio, carineria. Ti sciotto, eh? Forse no. E la madonna. No, aspetta, carineria non me l'aspettavo da lui. Probabilmente stasera farò una versione GRM e basta. Madonna, spettro tuffo. Spettro tuffo l'ho visto solo da Giratina e forse da Darkrai. Adesso è diventata una roba, una mossa tranquilla, cioè una mossa che ormai usano tutti. Ma io ti shot secondo me. Yes. Ho fatto. Ma c'è lo stomaco proprio imballato. Cioè, Pomo è livello 57. Fammelo vedere sto cane. Ha uno spettro fisico. Bene. C'è una tempesta di sabbia. Alto 2 metri, porca puttana. Figa, un cane spettro con una tomba in testa, figa, fa paura. Alto 2 metri fa paura davvero nella realtà. Lago e sono in montagna. Il buon Glalie l'abbiamo già. Ho 200 milioni di draghi. Figlio, sono stanco. Che casino. Questo qua è il mio. Teresa la portiamo di qua. Uno, due, tre e quattro. Du, vieni di qua. Tu vai di qua anche te. Fate buon viaggio. Chi sono quelli? Allora, fammi vedere Glaceon. Vado con Rotom. Voglio prendere Glaceon, che è un altro che mi manca. Ah beh, è andato via. Ah no, eccolo. Vediamo Glaceon. Non abbiamo. No, c'ho Sylveon, c'ho. Ma forse. No, ce l'ho già Glaceon. Bene, prendo un altro. Glalie mi manca, non so se ho preso Froslass. Froslass sai che forse l'ho già preso. Sì, l'ho preso Froslass e fa non cagare. Più se. Yes.
belle queste catture. Queste catture così. Axu, che livello si evolve? 42, 40, 42. Un po' più forte di quello che ha catturato. Oh, beh, figa. Quello là c'aveva attacco speciale giù. Però questo qua c'è attacco speciale su. Attacco normale. Però almeno c'è un attacco speciale della Madonna. 156 ci sta, il 54 è un bel attacco. Leli facciamo sempre in tempo. Nel mentre vediamo una bella concentrazione di Pokémon ghiaccio, che magari qualcuno col fuoco, che non ha nessuno, e magari lotta, che non ha nessuno, potrebbero tirar giù. C'era cura subito. Boh. Aspetta, curiamo anche un po' gli altri. No. C'ho mezza squadra rovinata. Tutte le volte che ce la devo fare una lotta non so chi buttare in campo. Abbiamo una quantità di super pozioni, comunque di rimedi, basta. Che un po' ne ho presi, ma la maggior parte anche quelli che trovi in giro, che ci sta, eh? Freeze del gioco. Niente, gli altri non li vuole attaccare per pietà. Mentre qua c'è una caverna. Testata, siamo riusciti ad andare a prendere l'MT che avevamo visto ieri sera. Perfetto. Oddio, ancora. Va bene. Altri punti esperienza. Ho ricordato che c'ho Cassiopea anche. Ma tutte le lotte importanti così, a meno che stasera ci caccio dentro il Pokémon strano. Non ho capito cosa è successo. Dunque, qua abbiamo girato abbastanza. Boh, proviamo a finire dunque. Mi sembra che aveva visto un'idorina. Dunque, proviamo a guardare questa ultima parte qua, poi io andiamo a fare il Pokémon dominante, che è Drago. Pietra Brillo, benissimo. Questa qua so che è una pietra che mi serve per fare Togekiss, se ricordo bene. O serve un altro tipo di pietra. O Togekiss o Gallade, comunque è una delle due. Uno di due, cioè tutti voglio tutte e due, quindi sempre se c'è Togekiss. Non mi sembra di aver ancora visto in giro dei Togepi. O comunque tutta la sua famiglia evolutiva. Donny oggetto! Questi tentacool da passeggio credo proprio che faranno cagare. Ma via! Qua sta andando a 20 fps. Quando poi parte di corsa coso qua non ne parliamo di quanto scende. Ecco, infatti
C'è anche il Tentacruel da passeggio. Qua non c'è proprio un cazzo. Almeno da esplorare, visto che qua... Sì, non mi ricordo, cioè di tutta la map, di tutta l'intera mappa mi ricordo solo qualche area. Cioè certe aree ci sono... Li ho girati, continuavo a girare... Dai, vai su, figa, che due coglioni! Ci vai, un allenatore. Abbiamo davanti, va benissimo. Dun 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 dun. Giovannina, tu bruttina, eh? Tutto bene in live, perché mi ha dato un errore. Ah, l'ho già affrontato questo cane qua, sarà la seconda volta che lo affronto. Allora, la mossa più forte che abbiamo, noi siamo un Pokémon più sullo speciale o più sul fisico? Uguale, andiamo di lanciafiamme. Perfetto, perfetto, la difesa proprio deve aumentare. Cambio. Umo, è il tuo turno. Naturalmente 1000 passi non li ha fatti. Perché secondo me devi fare 1000 passi e poi salire di livello. Minchia. Ma non so se c'è... no, muori. Soprattutto poi con la difesa aumentata a dismisura. Vai con Jolt. C'era un problema di rete, non so che cazzo era. Dovrebbe essere venuto a posto, spero. Vedo che mi sono messo ancora qualche problema. Allora, fammi vedere.
successo qualcosa. Non so che cazzo sia successo. Porco Dio. Forse ci siamo. Allora, le due palle, ma non so che cazzo sia successo. Errore di rete, errore di tutto. Due coglioni. Chi sei tu? Ma te l'avevo già preso e non mi ricordo di te, quindi non me ne frega. Allora, hanno ancora qualche problema. Ah, Raichu, infatti ho detto o è Raichu o è qualcos'altro. Allora, paralizzato è stronzo. Adesso ho fatto una manovra abbastanza. Sa, vuoi morire? Dobbiamo stare qua ancora. Ma no, cazzo, volevo catturarlo. Porca puttana. Figa, sta che si. Meno male. Meno male. Addirittura. Premio, rete, miracolo, sub oscuro, timer, velox, bis, chic. No, devo vedere se avevo alternative. Yes! Tuono, ragazzo mio!
cioè 70 di precisione. Ha un attacco speciale un po' basso però Jolteon, a livello 50 me lo aspettavo un po' di più. Non male. Pelo di Pichu. Allora, Pelio. Porca Madonna. Va via. Sono anche mezzo disfatto da tutto. Da tutto. Ma io volevo vedere se c'era un centro Pokémon nelle vicinanze, ma vedo che c'è un qua. La civiltà non ne vuole sapere di venire a fare qualcosa. Vaporeon che abbiamo già. Rovine. Ieri vi avevamo trovato una spada. Lago Gran Caldero ancora. Ieri avevamo trovato una spada sinistra. Focobomba, credo che sia la terza volta che lo cattiamo su. La prima non me la ricordo, ma mi ricordo, me la ricordavo qualcosa. Seconda me la ricordo. Altri piccoli di Dragapult. Avevamo trovato una spada sinistra che si è disciolta. Ma che cazzo di salto fai? Gran pepita, sono soldi. Super pozione in questa zona che abbiamo davanti. Abbiamo ancora della gente distrutta comunque. Io metto due perché tanto. Papo mucca po, eh. In questa zona si trova il Pokémon chiamato Dominante dell'Inganno. Ah, sta parlando. Ok, Braglia. Il Pokémon Dominante dell'Inganno. Sì, perché è Noibat. Perché se è Noivern. Il problema era un po' più serio. È incredibile come con Scarlatto e Violetto siano riusciti a essere Haxorus. È un problema. Haxorus è un serio problema. Ci sarebbe da mettere Draclaw. Sacrifico Jolteon. Haxorus è un problema. Vabbè, in effetti, ma non ho la squadra in porta. Io vorrei curare Jolteon, ma mi fa terremoto, vuoi vedere? Ascolta, io ci provo. Perché volevo curare Draclaw con quella paralizzante, però se subisce un attacco, cioè non lo uccide mai, non ucciderà mai Draclaw. Vuoi vedere che la mia teoria è giusta? Io so già che la mia teoria è giusta. Drago pure. Ma sarà fortissimo. Ma un Pokémon del genere, noi cosa gli possiamo fare con Jolteon? Niente.
ghigliottina non ci stava. Ah, ghigliottina, il colpo. Ah, è vero, il colpo da KO. Mi tocca. A sto punto, dopo questa lotta qua, allora andiamo a curarci e proveremo a fare il Pokémon dominante. Visto che siamo tutti disfatti. Che ghigliottina da segno due volte, complimenti! Cioè 30 di precisione, complimenti! Attacco per secondo, lo so, ma se riesco a fare un attacco sono contento. Ma lo so già che attacco per secondo. Non c'è. Adesso non è mica sempre domenica. Ciao. Ma vedi? Ho puntato a mettere in campo Shelgon e vedere se. Un Dago, se gli faceva Dago Pulsar, non resisteva mai. Mai. È che se mettevo Draclo, ok, lui faceva un attacco, non lo uccidevo. Però Draclo è molto più veloce. Dai, zio, ancora 5 livelli e ti evolvi. Ovviamente non farà la lega con noi. Ah, anche se sei morto ti evolvi? Questo è un ottimo... Questo ci sta. Fraxur. Esatto, sei più fisico. Infatti Drago Pulsar è completamente inutile per te. Allora, andiamo a fare... Guarda, finisco di girare con quest'area senza incontrare nessuno, perché figa, incontrare anche un Pokémon normale... Siamo in una zona di draghi, non abbiamo ancora trovato una mossa drago. Davvero non riesci ad andare su di qua? Baratto. Sai, magari c'è un MT nascosto che... Che un attimo, eh. Per esempio. Baldeali. Scatenati pure. $400 per 5. Un 2000 per Draclo. Invece Scovelin sono 800 per 5, sono un 4000. Madonna. Vedono anche quelli sott'acqua. Oh! Con quale velocità? Io volevo vedere quello là. Ma te... Attenzione che stiamo giocando col fuoco, eh. Ok, perché no, perché non, più che altro non c'ho voglia di fare revitalizzanti, usare revitalizzanti, ma almeno filetto.
Acqua psico, ma ci sta. Al 55 grammi. Quindi velocità 86, pensavo fosse un po' più forte, un po' più veloce. Si evolverà? No, io volevo vedere te. Ennesima super pozione data a Scovillan. Scovillan. No. Cloutzer. Resistente. E la Madonna! E porco Dio! Eh sì! Figli, adesso c'ho paura! Dio cane! Sarà forte! Io faccio il furbo. Olo. Che è successo, raga? Sfera pulsar. Ma cosa sei, un acqualotto? Yes. Cloitzer. Era ritornare al centro Pokémon. Kayla di Clowncher. Quindi è già volu acqua. Porca puttana. Potenza le mosse pulsar. Ah. Ah, ecco. Però è lentissimo. Potenza le mosse pulsar. E vorrei prendere qualcuno in più. Dillo, Tritti Perla. Ok. Centro Pokémon. E andiamo a fare il Pokémon dominante. Quindi andiamo giù con tutta la squadra della Madonna per tirare giù qualsiasi cosa ci pare davanti. A proposito. Ah, ma andata... Sì, ok. Avrò ancora 45 minuti, prevedo. Allora, dovevo andare a tirare giù un drago. Allora, questo va qua. Tu andrai via. Glaceon, oh signore. Ricordiamoci di Dratini e di Bagon, che sono gli unici due draghi che... No, Bagon sì, lo sto tirando su Dratini, ci manca. E quello... Ah, del lotto. Tu ti tengo qua così mi ricordo di te. Però voi due... Raga, alo. Allora, Dracloak lo tiriamo su. Tu, secondo me... Fraxur no. Aspetta che mi stanno già bollando per dopo.
Dai. Dracula, Shelgon, lo prendiamo su tanto per. Dunque, abbiamo Espatra che fa mosse da stronzo. Tu hai Drago Pulsa. Mandiamo lui. Figa, lui è grammo. Mandiamo Lucario. Abbiamo Garcho, abbiamo Shelgon, abbiamo Dracloak, abbiamo Espatra, abbiamo 5 Pokémon che sono particolarmente interessanti contro lui, quindi non credo che io abbia problemi. Salvo, perché non ci sa mai. Ieri sera si è frizzato stranamente. Allora, diretti là. Era Nepad. Comunque questi, posso mettere di questi oggetti qua, comunque poi respawnano di questi etere. Scusa. No, sono curioso, visto che l'ho vista adesso. Ah, esatto. Veleno puntura. Quelle rovine là le abbiamo già viste? No, perché figa, visto che abbiamo trovato quella spada sinistra spettrale, no? Sono, cioè, mi è venuta molta curiosità. Vampata. Alofra. Ipno. Ma Ipno. Ipno con Lucario. Non credo sia la mossa perfetta. Con Garchomp, sì, ma Garchomp lo scioglie. Oh, visto che non l'ho preso prima. No, si è girato, pezzo di merda. Voglio vedere se magari lo trovo un po' più forte del mio. Incredibile come tutte queste mosse qua, cioè che di sgranocchio, io l'ho visto sempre tirare giù la difesa quando gli mancano pochi PS. Cioè, sembra che il gioco ti prenda apposta per il culo. Però qua sono un po', cioè sono deboli. Attacco su. Questo qua proviamo a tirarlo su davvero. Questo qua lo proviamo a tirarlo su davvero. Questo qua attacco su, ci sta. Per numero sempre. Attenzione Salamence. Allora il 50. Se non sei voluto adesso è il 50. Ok. Credo proprio che farò il Pokémon. Il Pokémon strano.
facciamo il Pokémon dominante e credo che poi staccherò, a meno che lo sciotto in due minuti, neanche. Che è probabile, cioè, possibile, eh? Perché ci andremo giù pesanti noi. Ma anche lui ci andrà giù pesante. Su quella là, eh. È questa qui, sì, è questa qua. Allora, io metterei Espatra proprio per vedere un po' come chi ci troviamo davanti. C'era un... Come sushi san? No, infatti, non è un Pokémon. Come sushi san? Madonna. Comunque Fanghiglia c'ha 90 di precisione, l'ho sempre subita. Andiamo di bis. Yes. Come sushi san. Pokémon più intelligenti, parla. Cioè, hanno tipo una roba come da pappagalli. Che... No, perché sennò... Allora... Sì, Dudu, sushi. Non sbaglio, è iniziata una tempesta. Se sbaglio, torna su. Non li puoi... esatto! È che dopo mi sa che è più potente. Perché non è un drago. Cioè, allora un'acqua. Esatto. E se ne va.
Cerca dominante nell'inganno. Dell'inganno. Allora, dominante dell'inganno, a sto punto... C'è qualche indizio che me lo fa capire. Dragonair! Sì, basta aprire la mappa. Non di più, madonna, calmo, calmo, calmo che non si capisce un cazzo. A proposito di idratini, bravo. Attacco su. Piuma reazione abbiamo trovato. Ah no, forse magari prima. È possibile che droppa. Questo qua già. Già non è male. Cos'è, slitta in acqua? Eccoci qua, stronzo. Lo devo prendere di soppiatto. No. Fammi vedere che mangio una pianta qua. Vabbè. No, aspetta. Lo so che non è un Pokémon acquatico. Lui non è un Pokémon acquatico. Il sushi. Adesso però diventa drago. Vuoi vedere che adesso diventa drago? No. Pepe, mi dispiace per il tuo Pokémon, ma subirà... Godo. Bravo, però devi fare lo speciale. Oh, lo Grident, mi dispiace. Che livello è? Non si sa, eh. Alta cucina. Ah, davvero mi ha lanciato il sushi. Alta cucina. Perfetto.
a te. Bello questa tua presa. Ci sta. Minchia. Avrà molta difesa speciale. Proviamo con morso. Andiamo a scaricare un po', va. Mi dispiace. Vento gelato. Ci voleva proprio Spatra. Spatra comunque qualche mossa d'erba, qualche Spatra anche lui, qualche mossa strana la puoi imparare, eh? Mi piace come Pokémon. Infatti anche la sua prima evoluzione era già, si vedeva già che era abbastanza interessante anche la sua prima evoluzione. Ma Lucario metterà fine a tutto. Mi dispiace usare Lucario. Minchia. Bene, e anche questa è fatta. Ora vediamo cosa succede. Adesso ci darà un'altra abilità. Scalata. Non se la passa bene.
spazio ingresso si è ripreso. Ma anche lui, secondo me, cioè, se alla fine faceva lo stesso panino, anche il nostro Miraidon comunque si è ripreso. Cioè, alla fine sì, otteneva abilità, quindi riprendeva le sue forze. Otorum. Esatto, prende l'energia per lottare. Il laboratorio del Falco si trova sul sentiero di Losilla. Ok. Certo. Non ho capito. Ok. Lega. Con la roba della storia delle palestre. Cassiopea con il Team Star. E questo laboratorio. Dici di no. Addirittura dubiti. Molto bene. Siamo liberi. Figlia incerte a... Ah, zio, parco di merda, godo. Sì, figlia, va... Cioè, a volte va davvero a pochi FPS. Cioè, in certe aree è veramente... Ho finito acqua. Ma no, infatti, di dietro, infatti, è impossibile. Di acqua, perché poi fino a domani mattina sì, un morso ci stava dentro, però volevo bene, speravo bene nella cattura. C'è il tappeto qua di fianco alla sedia, via, tutte le volte che mi muovo. Che lentezza. Yes. Velocità giù. Porca puttana di una vacca. E abbiamo... Allora, visto che ora siamo completamente liberi, salviamo e abbiamo ancora almeno un quarto d'ora. Perché poi mi toccherà andare. Questo lo lasciamo qua. No, velocità giù mi tira un po' il culo avere qualcuno che ha velocità giù. Dunque tu verrai spedito qua in mezzo agli altri. Tu gira di qua. Pomo, voglio evolverti. Facciamo salire Jolteon. No, scelgo, lo prendiamo su.
Garcia lo può star giù e Spatra. Abbiamo questo. Figa, velocità giù, figa. Figa. Velocità giù. Avere due Pokémon elettro è un po' una cazzata. Giriamo qui. Allora, io secondo me mille passi con coso, non le fa... allora, secondo me va bene anche se li faccio con Miraidon a cavallo, eh. Aspetta che mi informo, lo cerco. Paumo. In modalità lotta autonoma. In Paumo livello 18 e Paumot. Quando un Pokémon viene mandato avanti usando il tasto R, oh cazzo. In lotta autonoma è un elettro. Questi qua sono un veleno. Ma contro Shiter coleottero. No, ce la sempre le catta un po'. Le catta un po', però potrebbe starci. Le catterate con tutti e due li catta. Beh, però basta che rimedi. Però ma alla fine basta che. Aspetta, visto che siamo qua. Basta che lotta. Basta che fa dei passi quando è in giro, no? Dai, lancia! Ma sei scemo. Ma mille passi così sono molti, eh? Figa che prende sempre danno. Qua c'è da usare. Ma, scusa, ma c'era ieri sera cura rapida? Cura autonoma si chiamava. Scusa, non mi vogliono bene e non si fidano? Sì, qua alla fine di tutte e tre devo usare la prossima pozione. Andiamo a farlo evolvere da un'altra parte.
Area 3 nord? Sì. Allora, dove ci sono magari un po' di Pokémon d'acqua che può... Qua, per esempio. Almeno si gira un po'. Sì, dai, curami. Adesso io lui, tanto loro sono grandi, no? Adesso lui lo sbatto qua sotto. Perfetto. Divertiti. Non prenderà un cazzo, ma almeno viaggia, fa dei passi, fa tutto quello che ne voglia. Se evolverà da solo, la domanda è questa. Vai in culo a Dio. Ho usato Magikarp, adesso vola, da quando? Vai. Salta, ma puoi prenderlo. Dai, porco Dio! Dio cane! Vinguil che volo stazionario di Vinguil. Vai anche con lui. Nuota anche. Non azzardarti. Ah, siamo ancora qua? Cosa cazzo vuole questo qui invece? Questi qua arrivano sempre all'ultimo. Spuntano così dal nulla. Vediamo come te la cavi. Distruzione di massa. Allora c'era un po' di là che mi interessava. Quello con la chela, quello là un altro. Che figli in acqua, faccio fatica. No. Vai. Ma perché è venuto sulla spiaggia? Ma Dio cane! Mi ci sono tutti andati a fare in culo adesso, sti qua.
Guarda, guarda quel pesce di merda lì. Toh. Stronzo. Godo. Ma a cagare. Sbogliotto. Ti giuro che io leggevo cura autonoma, forse c'è un tasto sotto che non ho visto. No, spero che tipo si evolva quando fai 1000 passi, perché... Difficoltà. Ok. Niente, lui è forte. Di lui hai paura. Niente, non ci posso far niente. Niente, è fortissimo. Ma secondo te gli do una iperpozione? Cura autonoma. Ah, meno. Vieni dentro perché è figa, sennò non sprecherò mica, non continuerò mica a sprecare delle iperpozioni. Questo qua è acciaio. Un Gasly era tipo acciaio. Useremo... Tanto basta tirarli via, buttarli via il prima possibile. Quindi... 10:30, secondo me ancora 10 minuti, un quarto d'ora e poi inizia la serata della vigilia. Cazzo, c'hai il pat testa. Allora ragazzi, vogliamo volare via subito o immediatamente? Perfetto. Catturiamo. Il Gasly mi sa che non l'ho mai preso. Forse sì. All'inizio. Riprendiamo la nostra avventura a far evolvere. Minchia, livello 20. Che merda. Cioè, qua ci sono i Pokémon di livello 55 e poi... E poi mi tiri fuori un Gasly al 20. Nessuno? Vai, vai. Sono curioso di sapere quanti passi ha fatto. Non immaginavo.
Allora, no, io voglio uno di quelli lì. Prima che arriva un barracuda di merda. Vediamo come te la cavi, ma lo shot. Lo shot. Non ne parliamo. Via prima che arrivi qualche stronzo. Avrei anche Shaitan, ma figa, poi le catta, devo curarlo tutte le Esatto, perché è elettro. Come se la cava? Grozzi. Anche lui. Dai, che due palle. Cos'è doppiala? Ce ne possiamo andare? Non ho tempo da perdere, dai, porco dio, figa. Leviti dei coglioni. Da. Due balle. Prima che arrivi il baraccone di merda. Allora, un po' di Pokémon d'acqua, siamo sulla cosa sbagliata, vedo. Allora, non è qua. Qui. Alas Brasas. Cioè, ti ho detto, zoomami qua, porco dio. Dio merda. Dov'è la palestra di sta zoccola? Sì, vola, ti dico di volare, vola! Porca Madonna! Almeno gira un po', visto che qua ci sono pieni di Pokémon d'acqua, non devo curarlo così, gira un po' e così fa un po' di passi, sto stronzo. Tu non ti ancora... Devo ancora soddisfare dell'allenatore? Sì, ma sarà a livello schifo di Dio. Adesso ti lancio qua in mezzo. C'è pieno di Pokémon d'acqua. Ma guarda, pienissimo. Devo stare qua un po', ma tanto tra poco vado, quindi. Cioè, c'ho molte. C'ho tre finali di quest da fare. C'ho da fare la Lega, c'ho da fare. Pietra idrica. C'ho da fare la Lega, c'ho da fare coso, andare a battere Cassiopeia e andare al laboratorio di quello stronzo là. Quindi non ho proprio tempo di fare, almeno giro un po' qua. E boh. No, l'hai raggiunto. Nuoto conta come passo, sì.
Almeno qua posso andare nell'acqua e non ci sono dei barracude di merda. Guarda, guarda come gira. No, no, visto che ti metto anche qua. Ma era un po' il cazzo anche lui. No, la mia domanda è se evolve quando faccio 1000 passi il mare di Paldea. Nel mare non ci sono mai andato a fare un giro. La domanda è se evolve quando faccio 1000 passi o faccio 1000 passi e devo fare un livello. Anche la domandone è questa. Però non dice, sono andato a cercare, non dice poi se arriva, dice proprio 1000 passi. Minchia. È che non viene neanche conteggiato da nessuna parte. No, vai anche da loro. Quindi cosa fumia? E va, attacca loro piuttosto. Vedi come un deficiente. Un attimo mi sembra di aver visto quattro qui. Chissà quanti passi ha. Se è a 200 passi non è già tanto. Figa, però che due balle fa così. Cioè 1000 secondo me sono molti. Vieni qua. No, vai qua in mezzo. Almeno giri un po'. Ho fatto il tempo giolto, lo credo di livello, fate. Non capivo dove doveva andare. Vai da magica, poi vai da slowpoke. Andiamo da loro. Vai, vai, qui. Vai da magica. Fondo. Così giri un po'. Vai, vai. Ma contando i passi che fa quando lo lancio fuori e raggiungi i Pokémon, secondo me sì, è una rottura un po' di coglioni. Di coglioni, ma allora vediamo, c'è un allenatore qua che devo fare. Sì, un giorno sarai super campione, ma quel giorno secondo me arriverà tra molto tempo. Lo faccio per così mi dà un premio. Completo anche le quest, tutte quelle quest lì. Tanto uguale, questi qua hanno un attacco di lanciandia. E poi me ne manca uno. Neanche un altro?
Dai, levati dalle balle. E intanto che cerchiamo l'altro allenatore, portiamo avanti la sua evoluzione. Sì, me ne posso andare però. Grazie. Vai, vai. Quando che ci sei. Dai, lancialo fuori. Madonna, 2 ore per lanciare fuori un coglione. Io avevo schiacciato 17 volte R. Pearl. Lui sta continuando a legnare della gente. Vabbè, ma se loro scappano e li rincorre, vado i passi, quindi mi va bene anche se scappano. Ah, non vedevo che cazzo era. Ma qua ci allontaniamo un po' dalla... Vabbè, che tanto sono grande. Va bene. Lui. Baccamello. No, vai anche da lui, tanto. Vai, vai, vedi che lo rincorre. Ma l'ha perso. Allora, qua abbiamo da fare un allenatore. Beh, è vero che adesso possiamo scalare. Però area 1 est. Noi dobbiamo star di qua. Sarai forse tu? Sì. Così facciamo anche questa quest qua. Portiamo avanti un po' di premi. No, figa, quelli lì degli allenatori così un po' ne ho fatti. Cioè, molti allenatori, comunque quelli che vedevo in giro li ho sempre fatti. Ma lui, credo che fare artigli non sia un problema. Sì, la voragine. Allora, qua c'è un po' come interessante. Gli FPS piangono. Un growly. Vai pure così. E ha fatto in tempo, il Growly ha fatto in tempo a girare. E madonna, figa, quando ci sono i cali di FPS, figa, anche l'input diventa un lavoro assurdo. Ma che è tutto, che cazzo di tier tipo sei? Nessun effetto terra. Però boh, no, non sembra. Interessante, visto che era un growlit speciale, l'ho preso. Beh, prendi anche 2200 crediti, figa. Quando ti fai l'MT, figa, li fai fuori di... Non dava... Poi vieni anche qui, che c'è anche Meryl. Perfetto. Volendo qua c'è un altro allenatore. Ma questo qua me lo tengo per fare. Anche qua, zio.
Vieni qua. Oh, devi svegliarti, dio cane. Qui, dio cane. Becil. Vai anche da lui. Guarda qua quanto giri. Prego. Tra poco sono andato davvero, però. Non ce ne sono un 4 di 11. Quanti passi avrà fatto? Adesso vediamo quando sale di livello cosa succede. Anche se vado avanti di 28, salgo di livello tra 42 anni. Da lui. Guarda, se raggiunge anche Meryl va benissimo. No. Che ci metti un'eternità però su questo imbecille qua. Non sto scherzando. Ci metti davvero un'eternità. Cioè un conto se magari fai l'avventura con lui, lo incominci, che man mano non te ne accorgi neanche. Quello forse sì. Sì, ora che esci questo qua è già dall'altra parte della mappa. Vai, diamo una lezione anche loro. Solo magari quei 2-3 passi in più che fanno sempre comodo. Metti 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1. Si è evoluto, si è andato su di livello. Ma facciamo, proviamo a dargli una cara, perché non si evolvono così. Dai, una sono disposto a utilizzarla. Oh zio. Prima Pokémon evoluto da noi, allenato da noi al 60. Pomot. Electrolot. Ci sta. Era anche prima, non mi ricordo. Preghiera vitale. Che nomi. Il Pokémon intona una preghiera rianimando un Pokémon della squadra esausto, restituendo la metà dei suoi punti vita. Non male. 160 in attacco, 114 di speciale. Figa. Un po' deluso, eh? Un po' deluso. Cioè, per Dio, come attacco c'ha 160 che... Vabbè, lui si deve evolvere, lui anche. Lui c'ha 149, 135, 136, 161, 142, no, cioè un bel po', cioè a livello d'attacco normale è forte, 179, ma lui è forte, 156,
cioè forte è forte. Sì, è che gli devi dare, gli dai sprizzalampo, tira giù tutti. Non lo puoi vederla qua. Gli dai sprizzalampo, che mi sa che l'aveva già imparato e l'avevo anche scordato. No, forse gli ho fatto scordare io. Growlithe va a cagare. Non è male, non è un brutto Pokémon, per Dio. Allora, abbiamo da evolvere Draclaw, Shelgon, Fraxur e Dratini. Dratini praticamente due livelli è Dragonite. Dragonite, Dragonite, non so. Quei qua di interessanti chi cazzo abbiamo? Nessuno, a meno che ci prendiamo loro. Qua sono livello 50 e beh, figa, 140 in attacco, più un attacco speciale, però cazzo. Non sono male. Attacco 61, velocità gran, velocità gran. Abbiamo Gardevoir. Possiamo prendere, possiamo anche andare alla ricerca di Frigibax. Dunque, esploriamo un po' le aree avanzate. Tanto poi mi zoomo qui, ritorno sempre qui. Ah, siamo già. Proviamo andare qua. Torre di vedetta. Ma sarà in montagna quel posto lì. Quindi è un po' inutile. Vai, vai. Qua tiri giù tutti e facciamo un po' di esperienza qui. Guardate, in fondo gli stava particolarmente sul cazzo. Perché ha evitato tutti e è andato a prendere proprio quello là. Vede che stava scappando, gli è stato sui coglioni. Vabbè, figa. Siamo fatti delle esperienze, comunque. Allenatore fatto, yes. Allora. C'è un bel... una bella tana di terra tipo che è quello là. Cosa cazzo è? Questo qua è forte, eh? Terra. Secondo me è terra. Ma è il Pokémon d'acqua più forte che abbiamo. Stranamente sono le 11 e non è, nessuno ancora detto che sta arrivando o no. Ritroviamo tutti qua. Sì, terra, roccia o terra. Beh, visto che potenzi le mosse pulsar. Guarda, ci difende delle attacche speciali. Esatto. Bastardo. Fatto a posto questo. Potrei già. No, l'attacco speciale diminuisce, porca puttana. È un grosso problema nostro. Dobbiamo incoraggiare.
Dai, dai, raga, dai! Questo tortura è interessante. Figlio, gli faccio un bel attacco adesso. Faccio un ecco. Vabbè, finora allora, tutti gli effetti negativi e qui era perfetto. Però è scottato ancora. Adesso però si cura. Però intanto c'è la scottatura. Però anche noi prendiamo. No, aspetta, faccio più la pista. Visto che servirà. Però il tempo scorre, Vabbè. Iniziano i problemi. Tutta la danza porta alla confusione. Cinque, quattro, il tre, il due. Adesso incitiamo. Raga, c'è da finiamo, secondo me non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Ho un idro pulsa troppo grande, cioè come Pokémon, cioè come attacco, no, come Pokémon non fa male. Oh, c'è quella madonna puttana. Sino c'è Dio porco. Posso attaccare? Come non è più confuso? Vabbè, non ce la facciamo. Quello stronzo là si presenta con magna e con rocco. Dio, cosa vuoi fare con un... con un tipo roccia o terra? Secondo me è roccia. Ma che cazzo lo metti in campo che è finita? Congelato il confusione non sento un cazzo, cioè si scongela subito. Ciao raga, fammi vedere se magari c'è una mossa che ha scordato, ma non credo. Non mi ricordo se è... Drago Pulsar, ma porco Dio, ma che cazzo di mosse c'ha sto qua? Figlia, però se è roccia... Attenzione, perché se è roccia... Secondo me è roccia. Ultimo, se è roccia con Tauros non è male. Basta che non c'è il coglione che ci presenta con Magneton. Cioè davvero, quello lì che ci presenta con Magneton.
Sa, dai, madonna che caricamenti. Bravo. L'altro maglietto. Pokémon che c'entra qualcosa con un altro di loro, non ce ne sono. Eh sì. È roccia. E? L'ha preso adesso, perché ho visto adesso, sono andato avanti subito, ma se ne ha fatto danno. Questo è usato quello danza. E poi tra l'altro, figlio, non resta confuso. Possiamo subire 4 petalodanza, forse. No, si vede che quelli forti, figlio, a un certo punto cominciano... Adesso 2 ore per cristallizzarsi, ma almeno fa un po' di danno in più. Per me da 90 passa o a 100, o a 110, 110, niente. Che droga, la crystal, non è che tanto passare a una ritaglia di potenza da 90 a 110. 100 sicuro. Gli facciamo danno. Dai, dai, li tiriamo giù. Continuerai ad attaccare, appena fatto petalo danza. Dai, 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 veloce, veloce, veloce. Porco Dio. Oh, abbiamo tempo, eh. Sì, ma che gli altri non attaccano durante questo turno qua, però è un po' una cazzata. Devo incitare. No, no, il tempo, di tempo ce ne abbiamo, perché dai, 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 veloce, 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 adesso ti vola giù, il coso. Porco Dio! Mi si era anche buggata, mi si era anche... No, figa, 10 secondi. Ciao, 10 secondi, adesso, forse ce la faccio all'ultimo. Si era buggato il tempo perché l'animazione di quando venivo sconfitto, pensa a te. Pensa a te. Ma poi porco Dio, attacca solo me. Dai, su, a lui, che cazzo devo attaccare, gli altri? Yes. Qua mi fermo dopo questa vittoria. Boh. Ah. Abbiamo finito. Un po' di roba l'abbiamo cattato su, perfetto. Boh, la prossima volta, che secondo me è Santo Stefano, Folletto, arriveremo alla fine. Che cazzo fa, imbecille? Perfetto.
qua mi fermo e quindi ci salutiamo. Alla prossima.